Folaro a Sopra Ticino, i navigli di Leonardo che ci portano a Milano. È una storia quindi che affonda le radici nel quartiere, nel territorio, e fa parte di una serie di battaglie che qua ci sono state a partire da 15 anni a questa parte. I cittadini in questa zona sono molto attivi, sono molto attenti, sono informati, in modo particolare forse perché è una zona che è rimasta molto unita, ecco, non è stata molto spampanata da realtà invasive come magari a Brera, no? Una volta c'erano gli artisti che si ritrovavano, poi sono arrivate le ginserie, le boutique. Anche qui in parte gli artigiani sono stati un po' estromessi, ma alcuni sono rimasti e ha tenuto forte un territorio comune, ecco, di cittadini uniti e attivi. Quindi è da anni che qui si lotta per difendere dei piccoli fazzoletti di terra, dei piccoli angoli di convivenza civile che prima la Bocconi, poi l'Expo, poi altri soggetti vogliono rapinare, che è una rapina, diciamo, no? E quindi di fatto qui in Darsena si sta proseguendo una di queste tante battaglie. È cominciata quando Albertini, che era il sindaco prima di Moratti, si autonominò alto commissario al traffico per l'emergenza di inquinamento. E per combattere l'inquinamento lui decise che bisognava fare tanti parcheggi sotterranei. Sulla qualcosa siamo anche d'accordo in teoria, come principio. Il problema è che due di questi parcheggi erano destinati, uno sotto l'acqua della Darsena, un manufatto storico, e l'altro sotto Piazza Sant'Ambrogio, altra zona dove ha messo a repentaglio, adesso se ne vedranno le conseguenze nel tempo, poi... Un parcheggio voleva... soggetto è previsto che si faccia qui? Sì, qui no, adesso non si fa più. Il parcheggio, no, il TAR, ormai il parcheggio è stato lungo da mantenere all'interno di tutto quello che vediamo qui adesso, che è... quello che è cresciuto spontaneamente in questi 10 anni di abbandono della Darsena in attesa prima del parcheggio e poi del non parcheggio, di mantenere una piccola quota della vegetazione spontanea che è nata qui, nello specifico le tre isolotti che sono più alti rispetto a quello che vediamo qui, sono un po' più indietro, sono tre zolle di terra che sono state riportate durante i lavori di... hanno fatto gli insaggi, le prove e gli scavi per il futuro parcheggio, si sono formati questi grossi mucchi di terra. Su questi mucchi di terra è nata questa vegetazione spontanea, ormai da 8 anni, 9 anni. Quindi gli alberi sono alberi e sono veri alberi e hanno accolto al loro interno una ricchissima varietà di specie faunistiche. Il progetto di Darsena Pioniera non prevede, come si continua a raccontare, ingannando anche la gente e facendo sembrare che vogliamo mantenere tutto il disordine e tutta questa sterpaglia. Non è così. Si tratterebbe di mantenere una piccola quota, 1, 2, 3 isolotti per un totale di al massimo 800 metri quadrati su un totale di oltre 18.000 metri quadrati della Darsena, che sarebbero non raggiungibili dall'uomo su questo lato, per cui vicino alla riva, e non impedirebbero la navigazione, però non sarebbero raggiungibili, quindi sarebbero solo luogo per la fauna e per la flora.